Cos'è successo? Non ha funzionato il gufaggio? Non ha funzionato il gufaccio? Toh, volevi al rigore di Nico Gonzalez. Ti vedo lì, Gobbo. Cosa stavi aspettando? Stavi aspettando il pareggio, eh? Lo volevi il pareggio, lo volevi il pareggio, eh? Gufo birichino, che mi pareggia con l'Empoli. Gufo birichino, quanto godo, ragazzi. Mamma mia, che sofferenza. Mamma mia, la Fiorentina, che squadra. Mamma mia, che squadra fastidiosa, mamma mia, ragazzi. Ragazzi, pic parentesi, ragazzi. C'era. Io sono il cecchino. Sono io il cecchino di Firenze, ragazzi. Sono io il cecchino di Firenze. Perché, ragazzi, dovete capire che oggi a Firenze c'erano i cecchini. Perché oggi i giocatori della Fiorentina venivano sempre colpiti dai cecchini. Cioè, c'erano cecchini ovunque, ragazzi. Questo non è un cecchino, è un nerf, è giocattolo, è YouTube. Non pensare male. Però ragazzi, mamma mia Fiorentini, cioè siete sempre per terra, ma santo Dio, ma state un po' in piedi, vi compro una stampella se non sapete stare in piedi, che cazzo? Mica siete sempre per terra? Oh ragazzi, Marotta Lega anche oggi? Avete da rompere il cazzo anche oggi sul contatto di Parisi e il contatto di Bastoni? Tanto arriverà il video debunking, perché tanto la Marotta Liga è divertente. È l'unica cosa a cui vi potete attaccare. Attaccatevi al cazzo di Lautaro Martinez. 19 gol in 22 partite. 19 gol in 22 partite. Il miglior marcatore, ha superato anche Bobo Vieri. Mamma mia quanto si gode, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, quanto si gode. Ci riprendiamo la vetta della Serie A. Ci riprendiamo la vetta con una partita in meno. Ci riprendiamo la vetta e tra una settimana ci giochiamo la partita con quelli là, con quelli lì. Vi aspettiamo a San Siro. Vi aspettiamo a San Siro con il coltello tra i denti, con il coltello tra i denti. Dovete venire con la paura a San Siro, dovete essere dovete terrorizzarvi, dovete essere terrorizzati, dovete essere. Oggi ragazzi, parentesi sulla partita, bella, bella Inter nei primi minuti in cui abbiamo fatto un bel calcio d'angolo a Slani, veramente una partita bellissima di Christian Aslani. Sono veramente contento della prestazione che ha fatto Aslani, una partita veramente bella. Lautaro, appunto, colpo di testa, si libera di Parisi, che poi vola a terra, lo tocca, gli mette la mano qua, lo spinge leggermente, lo sposta leggermente indietro, poi lui vola come se gli avessero sparato, appunto, il cecchino del Franchi ha colpito Parisi. Poi Lautaro con la mamma mia che girata che ha fatto Lautaro di testa, ha fatto un gol veramente della Madonna. Lautaro, magari facciamo sto cazzo di rinnovo, che siamo al 28 di gennaio. Magari il rinnovo potresti farlo anche, però di questo non ne parliamo perché non è il video adatto. Poi ragazzi, nel finale, ragazzi, mamma mia, Sommer, ti amo. A parte Nico Gonzalez che ha tirato un rigore di merda, eh. Nico Gonzalez ha tirato un rigore di merda, eh. Lento, centrale, Sommer l'ha parato, però non era così difficile. Però godo perché eravate lì a gufare. Eravate lì a gufare, eh. Volevate il pareggio della Fiorentina. Volevate, comunque, parentesi, la Fiorentina, i tifosi fiorentini tutto il tempo a lamentarsi di qua e di là. Poi c'è stata anche invasione di un tifoso che ha abbracciato Lautaro. Non si dovrebbe fare, però Lautaro è stato abbracciato in un modo molto affettuoso, quindi posso essere contento che Lautaro si sia creato un rapporto così bello con le persone. Però vabbè, queste non sono cose da campo. Poi ragazzi, vabbè, appunto Massa anzi, che cazzo era l'arbitro? Non me lo ricordo già più. Poi, ovviamente, Marotta League. Ovviamente, Marotta League, siamo dei ladri. Dovete ufficio inchieste assolutamente. Se volete il video del debunking, anzi, del contro debunking, raggiungiamo le 20 visualizzazioni nell'ultimo video di debunking. E partita monumentale di De Vrij, Pavard, Acerbi, Bastoni. Mkhitaryan in un'altra partita. Frattesi oggi un po' mi ha fatto un po' incazzare. Poi Thuram che inciampa, ragazzi. Ma il Franchi che prato ha? Cioè, scusa, è un campo di testaccio. Cioè, Thuram ha messo il piede per terra, è scivolato e poteva essere un'occasione quella lì. Cioè, ma che cazzo?
Cioè, ma sistematevi il campo, santa miseria, ok? Che non, San Siro non sarà il miglior campo del mondo, ma santo Dio, almeno i giocatori non inciampano mentre stanno per tirare. E cazzo, vabbè. Vabbè, comunque abbiamo dovuto soffrire fino al 90esimo, una partita che ovviamente a Firenze è sempre una partita difficile. L'Inter a Firenze è uno dei campi più difficili che ci sono, insieme a quello di Bologna e di Sassuolo, perché sono campi, o il Genova, il Ferraris, questi stadi sono veramente delle robe veramente che per l'Inter devi sudare 80 camicie per vincere. Oggi veramente 1-0, di corto muso l'Inter, di corto muso, e difendendo ad oltranza è riuscito a portarsi a casa 3 punti importantissimi. Avrei preferito vedere un Inter leggermente più propositiva. Abbiamo mangiato anche qualche occasione di troppo, che queste cose noi dobbiamo imparare a non farle, perché bisogna sfruttare tutte le occasioni che creiamo, perché poi succede che magari ti arriva l'episodio che dà il calcio di rigore agli avversari e ti ritrovi in pareggio. Perché se oggi Nico Gonzalez, al posto di tirare un rigore di merda, tirava un rigore decente, tu magari avevi pareggiato. Quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Però non è successo. Però non è successo. Si gode. L'Inter si riprende la vetta della Serie A. Il gatto è tornato. E il topolino che stava ballando. I topi ballano quando il gatto non c'è. E ga il gatto è tornato da Riyadh con una supercoppa. È tornato e si è ripreso quello che era suo. L'Inter si è ripresa la Serie A, che è quello che è suo quest'anno. L'Inter, Juventini, lo sapete perché siete primi. Siete primi perché l'Inter era a Riyadh. L'Inter è tornata e si è ripresa la Serie A, come è giusto che sia. Quindi ci rivediamo il 4 febbraio, cari Juventini, a San Siro. Vi aspettiamo, mi raccomando, portate anche anche Milik. Ah no, è vero, è espulso. Portate anche Miretti. Ah no, è vero, è un giocatore da Serie B. Però vabbè, ci vediamo il 4 febbraio. Un saluto anche ai milanisti che romperanno il cazzo anche loro. Io ragazzi vi ricordo che potete lasciare mi piace, condividere questo video, attivare la campanella, iscrivervi al canale. Nient'altro ragazzi, sempre forza Inter, e si gode ancora di più quando i gufi perdono.